È difficile. Molto bene, fratelli Dalton. Ognuno ha assunto la postura di un animale? Bravissimi, vedo il colibrì, la scimmia, il delfino, perfetto, magnifico. Benissimo, Everell, lei è molto bravo. Fate come lui, lasciate che il vostro spirito possa evadere. Forza, è il momento giusto, andiamo, sfighiamocela. Svegliati, imbecille! Ehi, Joe è davvero fenomenale! Lo struzzo gli riesce benissimo! Ti prego, fa che evadiamo! 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 Ti avviso, questa nenia inizia a darmi sui nervi! Apri bene le orecchie, imbecille, ho detto! Il suo spirito deve essere evaso! Da quando Everell ha uno spirito? Incredibile! È riuscito ad attraversare la parete! Oh, sì! Anche noi vogliamo attraversare le pareti! Ma come fa? Perché noi non ci riusciamo? Andiamo avanti per tutta la notte, se necessario! Meglio, fratelli Dalton! È l'ora della colazione! Che strano! Stamattina non ho neanche un po' di fame, eppure ho un buco nella pancia! Fermi! Forza, consegnatemi le chiavi! Yahoo! Sì! Siamo liberi! Su, vieni da papà! Il grande giorno è arrivato! Finalmente vengo a te, gloriosa creatura di luce! Prodigioso! Credo di essermi reincarnato in una pianta! Ehi, tu, ectoplasma! Rientra subito nel tuo corpo! Sì! Questo affare inizia ad essere pesante! Strano, perché io non mi sono mai sentito così leggero! Ora basta! Rientra nel tuo corpo! Va bene, calma! Forza, andiamo! Ehi, aspettatemi! Non è possibile! Non riesce più a restare nel suo corpo! Volete smetterla con questo baccano insopportabile? Chi è questa creatura? Bene, credo che sia il momento buono per filarcela. La volete smettere di fare questo baccano? Tranquilli, questo qua è in carne ed ossa. Il bisbis nonno ha ragione, i visi pallidi disturbano il pow-wow con lo spirito del mio bisbis nonno. Anche noi abbiamo un piccolo problema di spirito con un povero di spirito. Vedo, mi rendo conto. Non è difficile. Lo sistemiamo in cambio di un mese di corvée come lavandai. D'accordo. E allora che l'incantesimo abbia inizio! No!
Evviva! Evviva! Hai mangiato il bis bis nonno? Avanti, fratelli Dalton, è ora di tornare al penitenziario. Ho inviato delle vibrazioni positive e tutto è tornato alla normalità. Normalità è una parola grossa. La scuola dai capelli di fuoco è più bella e irresistibile del dolce crepuscolo d'autunno. Ah, cosa non farei se avessi 200 anni di meno? Ehi, hey, Joe! È tutto così piccolo qui da te! Te la gonfio quella testa vuota, così avrai più spazio!